San Valentino era un cittadino di Terni, un grande evangelizzatore, un taumaturgo che gli storici tendono a collocare tra il VI e l'VIII secolo d.C. Che cosa ci narrano della sua vita? Innanzitutto un miracolo legato al figlio di un filosofo, un grande filosofo, Cratone, il quale era affetto da una grave malattia neurologica. San Valentino si reca da Terni a Roma per pregare sul giaciglio del figlio, di questo giovane figlio di Cratone, e chiede che il miracolo venga richiesto proprio a Dio, e una volta ottenuto tutti si fossero convertiti, avessero abbracciato la fede cristiana attraverso il battesimo. Si fanno cristiani anche numerosi astanti, tra cui il figlio del prefetto di Roma, e questo fa sì che il padre condanna Valentino alla morte capitale, che avverrà per decapitazione all'imbocco della via Flaminia il giorno 14 febbraio. San Valentino di Terni era molto conosciuto in Europa e lo conobbe anche forse Godfrey Chaucer, il quale nei suoi celebri Canterbury Tales abbinò San Valentino al risveglio della primavera e quindi al periodo degli amori. Per questo dobbiamo oggi considerare San Valentino il protettore, diciamo così, degli innamorati, ma in più in generale dell'amore cristiano. Insomma, Don Paolo, la festa di San Valentino non è soltanto cioccolatini e cene a lume di candela. La festa di San Valentino è un'occasione per scoprire la sorgente dell'amore, nel senso che San Valentino, con tante storie anche che si raccontano, ma certamente fu un vescovo che riuscì a andare oltre quel muro che dei genitori mettevano per l'incontro tra un ragazzo e una ragazza, semplicemente perché uno era cristiana e l'altro no. Ebbene, lui fece vedere che l'amore veniva dall'alto, comunque veniva dall'alto.